Iniziamo a preparare il mio gratò di patate senza burro. Prima di tutto andiamo a lessare in acqua bollente 1,5 kg di patate. E le lessiamo per circa 30 minuti, comunque fin quando le patate non risulteranno morbide. Eccoci pronti, dopo mezz'ora le patate sono pronte, dopodiché ho lasciato che si raffreddassero per eliminare la buccia. Adesso con l'aiuto di uno schiacciapatate vado a schiacciarle. Ecco qui, dopo aver schiacciato le patate possiamo procedere. A parte ho già sbattuto con una forchetta 3 uova e vado ad aggiungerle alle patate. Subito dopo vado ad aggiungere anche del grana grattugiato e inizio ad amalgamare con l'aiuto di un cucchiaio in legno. Questa versione qui è quella che non è senza il burro, quindi un pochino più leggera. Dopodiché vado ad aggiungere dei dadini di formaggio piccante. Io sto usando un formaggio piccante, voi se volete potete utilizzare una provola oppure una mozzarella dopo averla lasciata sgocciolare bene. E continuo ad amalgamare sempre con il cucchiaio. Dopodiché vado a sistemare di sale. Aggiungo anche un goccino di latte e amalgamo. Se volete potete aggiungere anche del pepe, io non aggiungerò pepe perché lo mangerà anche alla mia bambina questo gatto. Infine vado ad aggiungere del prosciutto cotto. Che ho tagliato in maniera molto piccola, voi potete aggiungere anche un qualsiasi salume, anche del salame tagliato a dadini, quello che preferite. E amalgamo ancora. E dopo vado ad aggiungere un goccino di olio extravergine d'oliva. Continuo ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ecco qui, dopo aver amalgamato bene il tutto, possiamo trasferire il composto all'interno di una teglia che ho precedentemente oleato e dopodiché ci ho messo su del pan grattato. Adesso versiamo il composto nella teglia e lo livelliamo bene. Qui, dopo aver livellato bene il composto all'interno della teglia, vado a ricoprire un altro pan grattato. Come avete visto è semplicissimo. Ecco qui il mio gratò di patate senza burro è pronto per essere infornato. Adesso andrò ad infornarlo in forno ben caldo, ventilato a 190 gradi per circa mezz'ora, ma voi regolatevi sempre in base ai vostri forni. Andiamo ad infornare. Il mio gatò di patate senza burro è pronto per essere gustato. Guardate che meraviglia! È stato nel mio forno ventilato a 190 gradi per 35 minuti. Ma voi regolatevi sempre in base ai vostri forni, mi raccomando. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta semplicissima vi sia piaciuta. Se provate a farla, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!